Sono in compagnia di Judith che ci guiderà nella degustazione di questo rosso. Cosa andiamo a degustare, Judith? Andremo a degustare un Caltrasé classico superiore chiamato Puntai. Caltrasé è una schiava al 100%, proprio il nostro rosso del posto che ormai da diversi secoli abbiamo come anima di Caldaro in bottiglia. Ed è un rosso il quale, se coltivato nella zona, rispettivamente nei comuni confinanti al lago omonimo, proprio al lago di Caldaro, può prendere questo nome come appellazione. È un rosso, come si vede già dal colore, molto fresco, molto leggero, molto beverino, e dato che sono quasi le 12 è anche il periodo giusto del giorno per berlo, perché la gente locale tipicamente dice che è un rosso per colazione, pranzo, cena, però siccome tutti quanti vogliamo bene al fegato, forse converrebbe aspettare fino a pranzo. Una volta visto il colore mi aspettavo anche dei profumi tenui, invece i profumi sono belli intensi, anche di frutta rossa. Il Caltrasé tipicamente, oltre alla frutta rossa fresca, però ha sempre anche un tocco di viola e dal palato, ed è quello che rende possibile a differenziarlo da dei bianchi in una degustazione completamente alla cieca, la mandorla amara come retrogusto. Altrimenti, grazie al suo corpo bello leggero e dai tannini quasi mancanti e l'acidità fresca, sarebbe quasi non da differenziare da un bianco se non si vede proprio il colore. Sì. Leggero sì, ma fa comunque 13 gradi e mezzo di volume alcol. Grazie alle sue caratteristiche, anche molto flessibile nell'abbinamento, ci sono quelli che dicono è il classico calice da aperitivo se qualcuno non è tanto amico del bianco, ma è anche da dire che è il rosso che non solo azzecca con la tradizionale merenda altoatesina, cioè lo speck, il formaggio di malga, il pane integrale, ma anche un rosso che come alternativa ad un bianco per un pesce funziona molto, e chiaramente qua da noi a Caldaro è il rosso della grande festa a fine vendemmia. Tipicamente i lavori in vigna svolge con amici e famiglia. Chi è proprietario dell'appezzamento, quando fu fornita l'ultima uva in cantina, si mette un bel pentolone di verde rame in vigna, si fa lì un fuoco e con una polenta proprio dal lago, un po' di gorgonzola e le salsicce e lo speck cotto, ovviamente si beve nient'altro che una schiava. E quando è che si fa questa cosa che mi prenoto? Guardiamo un po' come andrà il tempo nel 2018, però di sicuro ti farò un fischio.